Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 6 aprile. Questa mattina, ieri, per chi vedrà il servizio domani mattina nella rassegna, c'è stato il funerale laico di Paola Barò, una ragazza che si aveva 60 anni e che purtroppo ha avuto un epilogo di vita sfortunato, ha avuto un brutto problema di salute e col tempo se n'è andata. E Paola era atea, la sua famiglia è noto, è una famiglia atea e hanno fatto l'ultimo saluto, funerale laico all'obitorio di Chioggia, dove hanno partecipato insomma, i suoi per primis i suoi compagni di liceo, praticamente c'era quasi tutta la sua classe che ha appunto agli anni del liceo qui al liceo di Chioggia e c'erano un po' di parenti. Poi è arrivato anche il marito. Paola Barò era sposata con una Greco, è venuto con i due figli, aveva una figlia e un figlio. E niente, c'è stata questa cerimonia. Qualcuno è entrato nell'obitorio a pregare, un gruppetto. Poi so che la salma, come ormai quasi diventata quasi una consuetudine, c'è cioè quella della cremazione. E per fortuna oggi, diciamo, ripeto, ieri per chi guarderà il servizio domani mattina, era una gran bella giornata e quindi tutto sommato, diciamo, permesso che queste cerimonie, ovviamente, soprattutto per chi conosce le persone, certamente non sono belli. Ma diciamo che c'era un po' di verde, c'era un clima che tutto sommato la giornata era bella, quindi tutto sommato, ma se fosse stato brutto tempo, ovviamente sarebbe stata una cosa ancora più brutta, ancora più triste praticamente. Chioggia rispetto ad altre città non ha numeri importanti di persone di altre regioni o atei, diciamo la maggioranza è ancora cattolica, qui sarebbe da fare un discorso sul discorso dei cattolici. Comunque diciamo che per chi vuole fare un funerale laico manca ancora questa, mi viene la parola benedetta, ma forse è un uso improprio di questa parola, sala del commiato. Se ne è parlato tante volte, ricordiamo appunto che ci sono gli atei che non vogliono fare il funerale in chiesa. E c'è chi, ci sono tanti che sono di altre regioni, abbiamo tanti nostri concittadini che sono musulmani, ma anche di altre religioni, altre nazionalità, e quindi sarebbe opportuno, chiaro che all'amministrazione in questo momento ha molti altri pensieri, ma sarebbe veramente ora il tempo che si trovasse una collocazione, perché effettivamente insomma, una città come la nostra. Sarebbe giusto che pensiamo adesso a questi due ragazzi greci che sono arrivati a vedere l'ultimo saluto della madre, insomma, voglio dire, si poteva fare molto meglio, insomma. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus. Quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. C'è chi lo chiama il cantiere di San Marco, chi lo ha definito la fabbrica del Duomo e invece è solo il cantiere del Ponte Caneva,
uno dei ponti sul Canal Vena, centro storico di Chioggia, uno di quelli che aveva necessità di restauro, quello in cui l'intervento era già programmato per lo scorso anno. Ponte in pessime condizioni, forse anche a rischio di stabilità, tanto che ancora lo scorso anno sono state collocate le centine, un esoscheletro per rafforzare la struttura e per permettere alle maestranze di lavorare in sicurezza. Ma intervento messo poi in un limbo, in quanto cadeva nella stagione del turismo, fruttuosa per le attività di Rivavena, rimandato a quando avrebbe dato meno problemi. Il ponte, nonostante le centine, ha visto passarci sopra tantissime persone, fino a quando si è deciso di dare il via ai lavori che ora, nuovamente stagione di turismo, sembrano ancora lontani anni luce dall'essere conclusi. Il ponte è stato sventrato, svuotato, sono stati tolti gradini, marmi, mattoni, intonaci, si può dire sia rimasto gran poco. Certamente si sta facendo un lavoro di fino, ma non sembra che la squadra sia composta da un numero sufficiente di operai. Il lavoro sembra andare molto a rilento, ma forse ciò dipende dal fatto che non sappiamo in cosa effettivamente consista. Ci chiediamo, visto che gli interventi di edilizia vengono programmati dalle imprese in base a numerosi fattori, incluso il numero di cantieri in programma e la disponibilità di manodopera, non è che l'aver posticipato il cantiere di qualche mese ne abbia compromesso la durata? L'anno scorso l'impresa aveva previsto lo stesso numero di maestranze o ha dovuto collocarle altrove e affidato l'intervento al Ponte Caneva agli operai che adesso aveva disponibili per rispettare i tempi previsti per l'avvio del cantiere? Le Mille e una Notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le Mille e una Notte di Elisa, riposi bene e risparmi, Viale Mediterraneo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Occhietto in miglioramento, speriamo. Grazie, tanti mi hanno fatto gli auguri di buona guarigione, che vada di tutto presto, quindi ringrazio molto, gentilissimi. Allora, c'è la situazione per quanto riguarda la Polizia di Stato e il commissario di Chioggia, che è sempre più diciamo in mancanza di uomini, perché pochi giorni fa è andato via un elemento storico del commissariato, è andato in pensione, a breve ce ne va un altro e tra qualche mese un altro. Sono tutti elementi che conoscono molto bene il territorio, e oltre al fatto che non arrivano sostituzioni, ma quando arriva una sostituzione non è che un agente che è appena uscito fuori dalla scuola di polizia ha una conoscenza del territorio, ha esperienza. Quindi tutto questo si traduce con una mancanza di controllo del territorio. Abbiamo anche le navi da crociera che praticamente assorbono il servizio di credo 2-3 persone, sempre del commissariato. Poi il commissariato ha tutta una serie di adempienze, gli uffici, passaporti, stranieri, eccetera, e quindi c'è una situazione che di fatto è sempre più difficoltosa. E non sappiamo se la cosa è collegata, però sono mesi che non ci sono notizie di arresti o denunce particolari per quanto riguarda lo spaccio, e non è che non crediamo che lo spaccio sia finito, sia a un certo punto la gente sia rinsavita. Basta vedere le continue uscite del noto Marco Marchetto Penso, che continua imperterrito a fare quello che vuole, e lì è un'altra partita che andrà a finire male, perché sicuramente questa storia prima o poi ci saranno delle conseguenze gravi, ma speriamo che poi qualcuno ne risponda, ma questo è un altro discorso. Dei carabinieri sappiamo, non abbiamo notizie precise dei carabinieri, che comunque sono di più, ma anche loro hanno tantissime funzioni. Ricordiamo che il personale che è a Chioggia, la caserma che c'è a Chioggia, è divisa in due parti hanno anche loro una grande fascia di territorio da controllare, Cavarzare, parte della riviera, arrivano mi sembra fino a Dolo, non vorrei dire una sciocchezza, ma comunque e quindi tante volte è successo che qualcuno chiama le forze dell'ordine e prima che arrivano non possono arrivare subito perché magari sono impegnate. Poi ci sono incidenti stradali, c'è tutta una serie di situazioni.
Quindi diciamo questo, mo, ovviamente per sminuire le forze dell'ordine che fanno il loro lavoro, anzi invitiamo anche i cittadini a essere più collaborativi, l'abbiamo sempre detto, però è una situazione, poi adesso con l'estate i problemi aumenteranno molto di più e quindi ci sembra doveroso segnalare questa cosa che ci sembra che negli ultimi mesi nessuno ne abbia parlato, ma il problema c'è ed è un problema molto grave perché purtroppo tante situazioni di degrado che vediamo, gente fuori di testa che butta giù i cartelli stradali, ad altre situazioni, sono sempre collegate purtroppo al mondo dello spaccio e quindi quando manca il gatto, i topi ballano. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Ieri una tragedia si è consumata su un posto di lavoro a Mestre, al Teatro Momo. Si sta facendo abbastanza per garantire la sicurezza sul lavoro o si sta facendo troppo poco? Secondo la consigliera regionale Baldin del Movimento 5 Stelle, la Regione Veneto è inadempiente rispetto agli impegni promossi e sottoscritti. Ancora nel 2018 Zaia aveva promesso all'interno del Piano regionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro l'assunzione di 60 tecnici all'interno degli SPISAL, ma ora, afferma Baldin, le carenze d'organico sono ancora pesanti. Il Veneto è la seconda regione per numero di decessi sul lavoro. Ieri, a non fare ritorno a casa, è stato un operaio di 45 anni. Lo scorso anno in Veneto i decessi sul lavoro sono stati 101 e le denunce all'INAIL per infortuni e per malattie professionali sono in aumento. Più della metà degli infortuni dipendono da una violazione delle norme sulla sicurezza. Ciò, in base a uno studio fatto, afferma Baldin, diventa quindi essenziale la prevenzione e il controllo. Diventano essenziali i tecnici promessi da Zaia. Conclude Baldin, ricordando la bocciatura di un emendamento da lei promosso con cui richiedeva il rafforzamento dell'organico relativo agli ispettori SPISAL. Il consigliere regionale Montanariello, Partito Democratico, ricorda che il Teatro Momo è una proprietà comunale, un luogo istituzionale, dove l'attenzione per le norme dovrebbe fare da esempio. Secondo il consigliere è improrogabile in Veneto investire nella tutela dei lavoratori. Sabato prossimo, 13 aprile, CISL ha organizzato a Roma una manifestazione per dare maggior centralità al tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 6 aprile, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comix, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto. Ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.